No, 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 non so cosa sia successo a Lucchiero, ma questa volta sono davvero, davvero delusa. Ciao a tutti amici e amiche, io sono Cristina, bentornati sul mio canale. Oggi vi faccio un video dove vi mostro gli outfit indossati dell'ultima box di Lucchiero. Sì, come avete capito, sono un po' incavolata perché questa volta la box è veramente deludente. Mi sembra quasi che Elisa non ci abbia messo neanche un briciolo della sua creatività perché onestamente, lei aveva cominciato a conoscermi bene, mi mandava sempre dei capi che mi piacevano. Questa volta non solo sono capi che non c'entrano niente con me, ma neanche con le richieste che avevo fatto io. Quindi sono veramente un po' alterata, ecco. Vi ricordo, così dopo guardate gli outfit e vi renderete conto che io avevo chiesto qualcosa di estivo, qualcosa di svolazzante, di colorato. Un accessorio, avevo chiesto di coprire comunque le gambe. Detto questo, ancora una piccola cosa. Io ho mandato già via, preparato il pacco, mando via tutto, non ho ottenuto nulla, però ho già ordinato un'altra Lucchiero perché voglio che sia un po' la Lucchiero del riscatto, se è possibile, perché onestamente avevo pensato di non acquistare più queste box. Perché comunque i capi sono mediamente costosi, è chiaro che loro devono metterci dentro anche il costo del servizio, per cui insomma hanno un ricarico più alto, però onestamente con quei soldi che spendo potrei comprare altre cose che mi piacciono di più o che vado proprio lì perché voglio acquistare quelle cose. È un po' sempre il discorso delle box a sorpresa, lì se sono carine, vi divertite, però dopo un po' cominciate a dire ma io avevo veramente bisogno di sta roba, ci ho speso dei soldi, vabbè, a parte questo. C'è anche un altro aspetto da vedere ed è quello puramente economico dal punto di vista blogger o influencer. Voi sapete, io sono sempre stata chiara e trasparente su questo. Voi sapete che c'è un mio link affiliato e ultimamente non ve lo metto più. C'è un motivo, questo link affiliato fa sì che se voi entrate col mio link e fate un acquisto, se tenete almeno un pezzo che vi viene mandata nella box, avete 10 euro di sconto. Nello stesso momento io ricevo 10 euro diciamo a credito, però non sono soldi veri, sono messi in un diciamo in un cumulo e dopo con quei soldi lì io posso scontare eventualmente quello che tengo dalle mie box. Sì, non è proprio un dare a avere con dei soldi, però insomma sono dei soldini che arrivano e a volte mi posso pagare, non dico tutta la box, ma una buona parte, ci metto vicino alla differenza e fine. Ora, una cosa che non è stata mai specificata è che c'è un tetto di spesa, nel senso che quando si arriva ad avere un accumulo di un tetto di spesa, i link affiliati funzionano, ma a me non arriva più nulla. Quindi, nel momento in cui io sono arrivata al tetto massimo, come adesso in questo momento, il mio link è ancora valido, però voi avete il 10% di sconto, ma a me non mi arriva niente. Ora, onestamente, ripeto, non è una questione puramente economica, perché i soldi veri non se ne vedono, però se io faccio pubblicità a Lucchiero, visto che è prevista un'affiliazione, mi viene restituito questi 10 euro a persona. Dovevano essere anche molto, molto più trasparenti nel dire ok, però fino a un certo punto e dopo basta. Ok, ecco, a me sta cosa mi ha dato un po' fastidio perché mi sono resa conto senza che loro mi comunicassero, perché me l'hanno comunicato, ma molto dopo, io mi ero accorta che non arrivavano più queste mail con appunto gli accumuli e dicevo, ma strano che la gente non compra più dal mio link. In realtà non è così, la gente andava dal mio link, anzi io vi ringrazio perché molte, molte persone iscritte, follower sono andate col mio link ad acquistare da Lucchiero, però onestamente a me sta cosa dà fastidio, ecco, diciamola chiaramente. Io eviterò di mettere il mio link visto che è così. Voi se volete 10 euro, a parte che il sito ogni tanto periodicamente fa già degli sconti, quindi dovete solo avere fortuna di trovare il momento giusto, ma se girate su YouTube, nei video di Lucchiero, negli articoli di Lucchiero, ci sono ovunque questi codici sconto, perché tutte le persone che ricevono una box all'interno trovano appunto un Deplian con il loro codice sconto. Quindi anche voi, se un giorno deciderete di acquistare una Lucchiero, avrete la possibilità di passare parola e di ricevere questo credito. E ricordatevi che non si va oltre una certa cifra, quindi ecco.
vi lascio agli outfit indossati, vi ricordo di andare su Instagram, vi lascio qui sotto l'indirizzo, poi c'è la blogzin, c'è Facebook, adesso ho un piccolo anche, mi sono lanciata su TikTok, ma faccio pochissimo perché mi sembro un po' fuori, un po' un pesce fuor d'acqua, però comunque mi diverto anche su TikTok, vi lascio comunque tutti i link qui sotto, mettete un like se vi piace questo video, fatemi sapere se avreste tenuto anche voi questi articoli, mi sa che sto parlando troppo, o se li avreste rimandati indietro, come mi stanno, cosa, insomma, come vedete questi vestiti. E niente, io vi mando un grande abbraccio, ci vediamo al prossimo box fashion lucchiero. E ancora una cosa vi chiedo, se volete che vi faccia più spesso dei video outfit, robe curvi, perché ora ho fatto degli ordini su Bonprice, su Shein, acquisterò qualcosina, quindi se volete vi faccio qualche video così indossato, fatemelo sapere. Mi raccomando, non andate via perché adesso ci sono, arriva il momento ciccioso, quello con gli outfit indossati. Mi raccomando, ciao. Eccomi qua, ragazzi e ragazze. Allora, questa è la cosa più orribile che poteva mandarmi Lucchiero, questi pantaloni. Allora, ci sono un sacco di cose che non vanno in questi pantaloni. Prima di tutto, io non amo i pantaloni senza una misura giusta, cioè o devono essere lunghi, quasi a strusciare a terra, o devono essere pinocchietto, bermuda, o cioè devono avere una lunghezza. Questi onestamente mi sembra acqua in casa, cioè no, no. Tra l'altro non ho neanche guardato se c'è un po' di orlo, ma sì, potrei allungarli di quei 2 cm, ma non cambia niente e a me non piacciono. Punto secondo, io ho la pancia, ho i fianchi e ovviamente in questo punto si vedono e tra l'altro le strisce non aiutano, nonostante le strisce verticali dovrebbero snellire, ma non aiutano, anche perché ci sono delle tasche belle pesanti, quindi allargano questa zona. Mi piace la cinturina, mi piace la ruche, ma un'altra cosa che Lucchiero non poteva sapere, Lisa non poteva sapere, è che io le magliette non le metto mai dentro i pantaloni. In questo momento mi sto facendo violenza perché io proprio non sopporto di avere la vita, cioè di vedermi stroncata qua e il panciotto fuori. Quindi io metto sempre le magliette fuori dai pantaloni. Ok, non potevo, certe cose non potevano sapere, però dai ragazzi, c'è cioè una taglia 54, puoi ipotizzare. Poi io a suo tempo dissi che volevo nascondere la pancia, i fianchi, insomma dai, ecco, questo è. La magliettina è carina, adesso ve la farò vedere un po' più da vicino, però sì, insomma, la lunghezza va bene perché adesso ve la faccio vedere fuori, un attimo solo, ecco, è bella lunga, quindi copre la pancia, in questo caso potrei metterla anche così, però non ha più senso di esistere né il fiocchetto né la ruche sulla vita, cioè se la metto così, un paio di pantaloni a righe che non hanno una lunghezza definita, quindi la maglietta è carina, è un blu, insomma, bottoncini, un piccolo lavoretto di pizzo qua, maniche un po' a volant, carina, non dico di no, però è blu, ragazzi, io tutti i Lucchiero che ho ricevuto, tutti i pacchi che ho ricevuto all'interno avevano qualcosa di blu, che tra l'altro ho tenuto un pantalone, un top, una camicetta. Sto tenendo tante cose blu che io adoro, tant'è vero che queste non sono le uniche scarpe blu che ho, ma ne ho 2 o 3 più borse blu, eccetera, eccetera. Però, ragazzi, tutto blu, ho capito, apprezzo il blu, ma adesso basta. E poi, onestamente, per quanto possa essere estivo questo completo, non è né colorato né allegro né svolazzante, ecco, quindi direi no, no. Per completare il look mi è stata mandata questa borsa che è l'unico pezzo che avrei tenuto se avessi tenuto anche altre cose, ma onestamente, insomma, gli rimando indietro tutto anche perché ho appena comprato delle borse in corda su Shein, quindi insomma, non è brutta, è proprio sì, in corda, tipo color spago ed è dipinta, naturale, bellina, bella grande, era esattamente quello che volevo io come borsa da mare, borsa da estate. Però sono sincera, visto anche il costo, non la tengo. E a proposito di costi, ecco che arrivano le dolenti note, vi dico tutti i costi. Questa borsa è di Cahair de Collection, che non so se l'ho pronunciato giusto, e costa 47,90 euro, quindi insomma mi sembra abbastanza costosetta.
I pantaloni, questi sono di Vero Moda 4XL, 39,99. Neanche tanto per essere i pantaloni. Quello che mi sconvolge è la maglietta, invece, la maglietta top blu 35,90. Ora, il discorso dei prezzi ve l'ho già fatto, quindi questo outfit, per quanto possa essere carino, possa sembrare carino e estivo, non rispecchia quello che avevo chiesto, a parte forse la borsa, e onestamente non mi sento a mio agio e diciamo che no. Questa è l'altra maglietta che viene proposta insieme all'outfit, grigia, colorato ed estivo, grigia. Ok, a parte grigia, ma io ho una 54 e come potete notare, cioè io non sono armoniosa e questo grigio non solo mi spegne totalmente, è troppo aderente la stoffa. La taglia è giusta, però è molto aderente e in più c'ha queste ruche, cioè io su delle braccia così, che io ho le braccia grosse e me ne rendo conto. Non posso mettere questa ruche che enfatizza tutta questa parte di braccio e che già è cicciosa e metterci, cioè no, no. Cosa pensavano quando mi hanno mandato questa maglietta? Cioè è orribile, posso dirlo. Mi dispiace per chi la produce, per chi ci lavora, però è brutta, cioè mi sta male. Magari sono una ragazza magra, un'altra corporatura, magari il busto un po' più alto. Io ho il busto corto e sì. No, mi dispiace. Vi dico anche il prezzo di questa, che tra l'altro ha anche un bel pezzo, 37,90, ed è anche questa di Cartier. E insomma, no? Ok, siete pronti a vedere il vestito più estivo, più allegro, più colorato che ci possa essere in questo mondo? Vedete questi colori sgargianti e questa svolazzante è fresco, è allegro, è triste, è autunnale ed è su sfondo blu ed è foderato e questa è la massima ampiezza che ha e ha i bottoni fino a giù, posso anche sbottonarlo, farci un super spacco davanti, ma non credo che abbia bisogno di altre parole. Non l'avrei tenuto neanche per l'autunno, onestamente. Cioè, no, no. Una vestaglia mi mortifica anche se ha la cintura. Potrei anche stringere la cintura. Proviamo a fare una cosa così, cercare di migliorarlo un pochino, stringere questa micro cinturina, ma voglio dire, no? Che aspetta, c'è pure le tasche, quindi è proprio una vestaglia da casa. Vogliamo fare uno spacchetto, vogliamo sbottonarlo un po', far vedere le gambe, anche se insomma, anche lì io gli avevo detto che non voglio mostrare le gambe perché sono un po' bianchicce, però sai, d'estate magari, no? Proviamo a sbottonare qualche bottone, cioè, non so, ditemi voi. Io questo non lo tengo, ovviamente. Vi dico il prezzo. Questo qui è uno spring dress, ok, costa 69,90. A parte le maniche, vabbè, tre quarti. È leggero, nel senso che hanno dovuto foderarlo perché è leggero, è trasparente, però non va bene né per l'estate né per l'autunno né per l'inverno, cioè, ma che cavolo è? No, no, mi dispiace. Io questa volta devo proprio bocciare tutto. È vero, mi piacciono i vestitini, ne ho anche tenuto uno, ma aveva le manichine corte, il collo coreana, aveva comunque una bella stampa. Ho capito, cioè, pensano di andare sul sicuro mandandomi degli abiti lunghi, ma io non ho 80 anni, cioè sì, ne ho 50, ma vesto giovanile. Questo vestito è no, no, proprio no.